È una roba bruttissima. Non ci sono, secondo me, paramani all'altezza. Però è anche vero che personalmente non mi ha mai dato fastidio lo zaino. Vi parla una persona che ha fatto comunque viaggi lunghi anche in bici. Ok, beh, penso sia abbastanza condivisibile il pensiero di entrambi, comunque sia. Sì, soprattutto il mio che... Ma non c'abbiamo la tisana, eh? Io ho sbagliato probabilmente il lato. È la prima volta che faccio le tazze. Sì? Oh, buongiorno, buongiorno! Buongiorno, buonasera a tutti. Buonasera. Talk numero 8. Oggi parliamo. E parliamo di niente. Pickett o Aretha Franklin? Che come si fa a scegliere? No, aspetta, ricominciamo perché stiamo prendendo una piegaccia subito. Ricominciamo. Ma che gusto era questo tè? Mate. Mate. Perché non ci sono i commenti? Non trovo i commenti. Vai su commenti. Non c'è, vai su commenti. Commenti. Dov'è commenti? Ah, commenti, va. Zavatar 89. Ci abbiamo Zavatar 89, grandissimo, che ci ha elencato una serie di argomenti che secondo lui sarebbe interessante trattare. E noi, ovviamente, siamo d'accordissimo. Poi. Ma facciamo un botta e risposta rapido, no? Botta e risposta rapida, però dopo dobbiamo sviscerarli. Dopo cominciamo, intanto falle tu a me. Paramani MTB, sì o no? Senso ha senso, ma non li mette... No. Boh. Rapido vuol dire. I bike in bike park ha senso? Sì. I bike in alta montagna con annesso portage fattibile oppure studiare bene prima il percorso altrimenti cambiare meta? Vabbè, la domanda, la risposta è ovvia, è meglio studiare prima il percorso, ma comunque è fattibile. No, rapido. Studiare il percorso. Studiare. Pedal kickback, mito o verità? Verità. Sai neanche cosa che... No. Ocean versus Staff. Ocean. Bravo. Mallet o 29-29? Manubrio carbonio o alluminio? Carbonio. Ciclo computer versus Sportwatch. Sportwatch. Enduro, casco integrale o mentoniera staccabile? Integrale. Integrale era spettacolo. Prendevi tutte e due e dici non dico niente. Ponzio Pilato, ciao. Pedali flat o sgancio? Attacchi rapido, sgancio, sì. Zaino o marsupio? Attenzione che qui zaino tutta la vita. Occhiali o mascherina? Mascherina. Facciamo l'inverso? Facciamo l'inverso, dai. Ma parti dal fondo o vai all'inizio? No, per fare l'inverso dico. Vado casuale così non te l'aspetto. Ok. Ocean o Staff? Ocean. Paramani sì o no? No. Occhiali, maschera? Maschera. Pedali flat o sgancio? Flat. Ciclo computer Sportwatch? Sportwatch. Mallet o 29-29? I bike in bike park ha senso? No. I bike in alta montagna con annesso portaggio è fattibile oppure è tutto fattibile, sì. Tutto fattibile. Kickback, mito o verità? Verità. Carbonio, alluminio, manubrio? Carbonio. Zaino, marsupio? Marsupio tutta la vita. Casco integrale o casco integrale? Stacca? Finiti. Finiti? Sì, finiti. Era più veloce il mio. Chuck! Da Zavatar, ma Zavatar veramente si chiama? Ha scritto Zavatar. Però è un bel nome Zavatar. Zavatar 89, complimenti. Intanto lo salutiamo, ma è grande. Volevi prendere in giro il film, cioè prendere spunto dal film, oppure ti chiami proprio Zavatar? Non ridere che magari si chiama magari intanto che ringraziamo, non so se avete visto sui podcast e sui post, scusate che è un casino tra podcast e post. Ringraziamo Daniel che ci ha portato il magliettone della nazionale della Colombia. Grandissimo. Grande, è autografato. Cominciamo a parlare, potremmo parlare un po' di tutto, no? Però magari prendiamo come spunto una cosa che abbiamo già, cioè una guerra in atto anche in negozio. E io partirei da Zaino Marsupio. Vuoi partire proprio col botto? Dai, partiamo col botto. Non so se arriviamo a fine serata con questa discussione, se partiamo con questa. Parto io? Parto io col dire che per quello che riguarda la mia filosofia di uscire in bici, quindi un po' andare all'avventura eccetera eccetera, preferisco fare quello piuttosto che andare a fare il chi va più veloce sulle piste oppure eccetera eccetera. Zaino tutta la vita, io voglio avere, ma anche per quello che è la mia professione, mi porto spesso, voglio portarmi macchina fotografica o attrezzatura per fare qualche mini video un po' più complesso di una GoPro, quindi in particolar modo per come la vedo io è molto meglio lo zaino, anche perché poi ci metti dentro, che ne so, un panino col salame oppure
La birra no, perché scoppia. La birra scoppia, cioè insomma, voglio dire, uno può fare come vuole con lo zaino. È vero che effettivamente il marsupio è più leggero, ti senti più leggero, cioè sapete anche voi, inutile che ve lo sto a spiegare io, è normale, è un dato di fatto evidente, però è anche vero che personalmente non mi ha mai dato fastidio lo zaino. Vi parla una persona che ha fatto comunque viaggi lunghi anche in bici, con zaini pieni, camminati in montagna a non finire e anche uscite in bici con zaino bello pesante. Non mi dà nessun fastidio. Ok, sì, la sera quando ti togli lo zaino c'hai i segni, sei un po' segnato così, però lo zaino mi dà una comodità che il marsupio non mi dà. Il marsupio ci sta dentro il portafoglio, la sacca idrica, una camera d'aria, le pompette, basta. Cioè, se tu vuoi fare minimamente qualcosa in più, mi sta difficile col marsupio. No, sono d'accordo, infatti il marsupio ha meno spazio, ovvio, però dal punto di vista di guida è nettamente più comodo, è nettamente più aderente al corpo e sei nettamente più libero di muoverti, quindi dipende da quello che uno vuol fare. Bel giretto lungo, una giornata in montagna, zaino per forza, perché non hai la possibilità di mettere nel marsupio tutto quello che serve. Ma giro enduro, mezza giornata, divertimento, discese, quello che facciamo quasi tutte le domeniche, secondo me non ha più senso lo zaino. E l'ho portato per 8 anni di fila lo zaino, tutti gli zaini Camelback, Evoque, Amplify, tutti quelli che abbiamo avuto in negozio, Wadue, un mare di zaini abbiamo provato, tant'è che ci sono anche i video che, dove usiamo gli zaini. Ho fatto anche la macchia avalanche con lo zaino, perché il marsupio ancora non ero abituato a portarlo. Da quando ho provato il primo marsupio, che era un Camelback, basta, da lì non ho mai più messo lo zaino. Ovviamente vado a fare trekking in montagna, porto lo zaino. Ovviamente vado a fare cose diverse, porto lo zaino. Però se devo andare a divertirmi, guidare, cercare comunque di guidare in modo che uno esca divertito dall'uscita, no, marsupio tutta la vita, ci sta quello che serve, ovviamente solo quello che serve. Sono due filosofie, se vogliamo, opposte, perché comunque chi porta lo zaino ha dentro più roba e molto spesso viene caricato anche dagli altri perché c'ha lo zaino. Io la vedo marsupio tutta la vita. Comunque uno zaino ci vuole sempre in casa, perché se capita che devo farmi un'escursione lunga, che può anche essere un'escursione estrema, ci vuole lo zaino per forza. Sono il contrario invece a caricare la bicicletta. Caricare la bicicletta di porta cose, tasche, taschini, cazzi e mazzi, non mi piace, vedo solo del peso aggiunto al mezzo che poi devi andare a guidare. Preferisco portarmelo io, perché il mezzo è libero e c'ha lo stesso peso di quando vado a girare. Per me, io marsupio tutta la vita. A meno che non si tratta di cicloturismo, ma lì sono altre faccende. Vabbè, io parlo della roba che faccio. Ma ti volevo chiedere, la Maxima Avalanche la rifaresti adesso col marsupio? Senza dubbio. Ma se tu sei a 3.500 e c'hai un problema? Tutta discesa. Ho capito, ma magari devi... Con lo zaino faccio un cazzo, la gara è andata. Riesci a mettere dentro tutto? Sì. Catena? Sì. Ok. No, ci sono marsupi e marsupi, ovviamente ci sono marsupi minimali o marsupi più grandi che hanno la sacca idrica. Io, per dire, escluderei i marsupi con la sacca idrica. Infatti io ho regalato a lui. Io che bel regalo. Prendo il marsupio con la sacca portaborraccia, che è una figata. Io ho la mia borraccina, ho lo spazio libero per mettere catena, gonfia ripara, multitool, camera d'aria, e il telefono non lo metto mai nel marsupio, a meno che non vado in giro qui vicino e non porto tutto il resto. Ma se devo preparare un marsupio per fare una gara, c'ho dentro tutto. Poi una gara, se spacco una gomma, la gara è andata. Beh, chiaro. E sì. Devo tornare giù e vaffanculo. Fai un giro. Faccio un giro e poi basta. Avanti un altro. Avanti, facciamo da un estremo all'altro. L'ultimo era zaino marsupio, effettivamente era occhiali o mascherina, però... Torniamo su, Paramani MTB, sì o no? Parti tu stavolta. Allora, nel lontano 2014-13 abbiamo montato i primi Paramani, perché venivamo dalle moto, fondamentalmente. E era figa la bicicletta con i Paramani. A distanza di anni non riesco più a guardare una bicicletta con i Paramani, è una roba bruttissima. Non ci sono, secondo me, Paramani all'altezza del vero nome, perché il paramano deve essere una cosa unita al manubrio, come sulle moto d'enduro. Quindi salvare sì la mano, ma salvare anche discorso leve e freno e quant'altro.
avevamo provato a svilupparli con un'azienda qui della zona e siamo anche riusciti a fare un prototipo. Adesso non sono al corrente se sono in commercio o no. Avevamo sviluppato un paramano che chiudeva bene il discorso leva, andando a inserirsi dentro il manubrio con un espansore. Era venuto abbastanza carino, non così tanto carino e poco invasivo da montare su una bicicletta, perché fondamentalmente le biciclette hanno bisogno di essere molto lineari, leggere, poco pesanti anche a livello visivo, estetico. A me non piacciono più, non li monto più sulle bici, e da quando non li monto più non è successo niente. Non è che è cambiato, oddio, ho spaccato più leve o magari dal punto di vista di un neofita che inizia adesso potrebbe essere una protezione in più, però per quanto mi riguarda ho quasi smesso anche di ordinarli in negozio, non ne vedo proprio l'utilità. Molte volte sono messi in modo sbagliato, quindi il paramano è messo appena finisce la manopola e non fa altro che aumentare la distanza del manubrio, la larghezza del manubrio con l'impatto alla pianta, perché arriva prima il paramano, e quindi bisogna un attimo valutare. Io per me sono contrario, non mi piacciono più, insomma, sono come quando ti piace una cosa e dopo un po' non ti piace più, e pace. Ne ho montati una marea, però a livello veramente di utilità, giusto, riconosco l'utilità, giusto, quando magari si prende una discesa con le mani fredde, che fa freddo, la discesa sporca e ti arrivano un po' di frustate sulle dita, lì forse un po' aiuta, però non so, dimmi anche la tua. Velocemente, anzi scusa. Buttala via sta telecamera. Ma non faceva così prima? Sempre così. E quella da mezz'ora? E quella da mezz'ora? Qual è? E dico la mia sui paramani. Sono d'accordo con tutto quello che hai detto. Vorrei ricordare che nel lontano 2013-2014 ti dicevo che facevo un cacchio. L'utilità con le frasche, ok, però come diceva anche lui, se uno come lui vi dice che non ne trova più l'utilità, e noi sentieri belli impestati ne facciamo, come ormai sapete, voglio dire, è evidente. Poi che a livello estetico non siano belli su una bici è sotto gli occhi di tutti, anche perché se ci pensate tutte le bici nuove stanno andando sempre più verso il, sì, come dire, come si dice, il minimal, sì, a dimagrire la linea, esatto, e sì, dimagrirla. Un conto è un KTM 450 da cross, che dite va bene, ci possono stare, fare tutto pacchiano, tutto arancione bello. Parlo di estetica, poi non so se KTM non ce ne voglia, non ci ha pagato, quindi tocca. Comunque sia, no, i paramani effettivamente no, non mi piacciono per niente. Allora, è tutto soggettivo, no? Certo. Uno piace il rosso, uno piace il verde, uno piace, no? Sì, voglio dire, poi se la mountain bike, vabbè, che questa è una frase del cavolo, ma se c'è la mountain bike si fa da 40 anni e non ci sono mai stati messi. Sì, anche i motori non c'erano prima. Esatto, quindi è una frase di merda. Dai, no, sono bruttini, appesantiscono. Ah, sono bruttini. Sono bruttini. Appesantiscono, poi ci sta tutto, ognuno mette il parafango sulla ruota dietro che non serve a niente, lo mettono in tantissimi, però io non vedo veramente l'utilità del paramano tecnica. Non è un paramano quello che si trova nelle mountain bike, non è un paramano, è una cosa estetica che serve a proteggere da dei rami, però fondamentalmente quando arriva un ramo grosso si flette e la mano e può anche far peggio forse. A volte sì, dipende come sono montati, vanno montati molto più all'interno, forse perché la parte di metallo che tiene su il paramano in plastica vada a proteggere il freno, almeno quell'utilità lì ce l'abbiamo. Non lo so, non, per me no. Ok. Non c'ha proprio senso. Avanti un altro. Ci siamo dilungati un po' troppo e forse è meglio spezzarlo in due, quindi facciamo. Ah, quindi dici che. Dai, questa parte la lasciamo adesso, poi il resto la facciamo. Ma si perde una parte più bella così. Ma settimana prossima ricominciamo da qui. Va bene, poi. Sennò devi stare mezz'ora essere a guardare il talk. Va bene, spacchiamo in due allora. Si registrava, Madonna. Spacchiamo in due, ma spacchiamo in due, no? Spacchiamo in due il mondo. No, spacchiamo in due questa puntata e un po' di commenti, un po' di questioni, esatto, che ha scritto Zavatar risponderemo oggi e un pochettino risponderemo magari settimana prossima. E voi metteteci altre cose. Se vi viene in mente qualsiasi cosa, no? Cerchiamo di parlare un po' di tutto. Tipo DB, ecco. Killer o no? Ciao. Salute. Vieni. Ho finito.